La presentazione ufficiale c'è stata, i moduli sono stati distribuiti e non sono mancate nemmeno le manifestazioni di interesse da parte dei cittadini. Ora si aspettano tutte le adesioni, la definizione dei dettagli e poi anche Motta Visconti sarà pronta a partire con il progetto del controllo di vicinato. Il controllo di vicinato, diamo in carico in pratica ai cittadini di vigilare sulla sicurezza del paese. Vigilanza vuol dire non intervenire in caso di reati, di visse o cose del genere, ma solo guardare e riferire. Avremo un gruppo di cittadini che avranno un referente, questo referente sarà autorizzato dalle forze dell'ordine, polizia locale e carabinieri, a interloquire con loro in caso di segnalazioni di sospetti. Il controllo del vicinato istruirà i cittadini a memorizzare in questi casi quanto va osservato e quanto anche tralasciato. Ultimamente ci dicono, ci insegneranno poi nei corsi che faremo più avanti, che la targa della macchina non è importantissima, quanto vengono spesso cambiati, ma il modello, il colore della macchina sono molto più importanti. Però più di questi dettagli verranno meglio spiegati. Il primo gruppo sarà circa di una ventina di volontari, tra i quali verrà scelto poi il referente con le forze dell'ordine, e inizieremo dei corsi proprio di aggiornamento anche per quelle che sono le tematiche che possono essere risolte dal controllo del vicinato. Abbiamo già raccolto parecchie adesioni, non siamo arrivati ancora al numero di 20, ma tanti telefonano dicendo ce l'ho qui, sabato la porto, ce l'ho qui, la porto. Diciamo che in teoria il numero di 20 sarebbe già raggiunto, poi dobbiamo affinare, perché come avevamo spiegato anche durante la serata, ai quattro ingressi del paese verranno posti dei cartelli che raffigurano il controllo del vicinato e davanti a ogni rione, all'ingresso di ogni rione, Motta Visconti è diviso in 6 rioni, verrà posto un cartello del controllo del vicinato. Se poi il numero aumenterà degli iscritti, metteremo più cartelli perché magari alcuni rioni divideremo in 2. Poi in comune apriremo uno sportello dedicato a chiarire e ad accettare poi le future eventuali adesioni.